Dove si corre nel mese di aprile? Scopriamolo insieme! Il 12, 13 e 14 aprile si disputerà la 31esima edizione della salita del Costo a Cogollo del Cengio, organizzata dall'Automobile Club di Vicenza. La cronoscalata si svilupperà sul percorso lungo 9.910 metri con un dislivello di 536 metri con una pendenza media del 6% e sarà valida per il campionato italiano velocità in salita centro-nord. Nella passata edizione svolta nel 2022 vinse Christian Merli su Osella FA30, mentre in seconda posizione Simone Fagioli su Norma M 20FC e, al terzo posto, Diego De Gasperi, sempre su Osella. Per maggiori informazioni potete consultare il sito salitadelcosto.it. Sempre il 14 aprile si svolgerà a Valderice, in provincia di Trapani, la 17esima edizione dello Slalom Città di Valderice Sant'Andrea di Bonagia, organizzata dal promoter Kinesia. La manifestazione ha validità Coppa AC Sport. In programma 3 manche di gara con partenza alle ore 9. Il centro accrediti sarà in piazzale Lido Valderice dalle ore 15 alle ore 19.30. Per maggiori informazioni visitate il sito kinesia.it. Il 26, 27 e 28 aprile prenderà il via il campionato italiano Super Salita con la 66esima edizione della cronoscalata Monte Erice organizzata dall'Automobile Club di Trapani. La manifestazione aprirà anche il campionato italiano Velocità in Montagna Sud e sarà prova del campionato italiano Velocità in Salita Auto Storiche. Le verifiche si svolgeranno in Piazza Vittorio a Trapani nella giornata di venerdì. Il sabato intorno alle ore 9 si apriranno le danze sul percorso di gara con le due mance di prova. Sempre intorno alle ore 9 di domenica mattina prenderanno il via le due mance di gara che decreteranno la classifica del primo evento dell'anno della serie tricolore. Nella passata edizione vinse Simone Fagioli, a seguire Stefano Di Fulvio e Francesco Conticelli. Per maggiori informazioni a citrapani.it. Se hai qualche domanda ti invitiamo a farla nella sessione commenti. Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi vederne altri, ti invitiamo ad iscriverti al canale e a seguirci su tutti i principali social. Trovi i link in bio.